La CGIL di Pescara, in occasione della Festa della Donna, ha presentato una duplice iniziativa per contrastare le discriminazioni nei confronti dell'universo femminile. Alessandra Genco, segretaria della Camera del Lavoro Cittadina, illustra i contenuti di un'apposita piattaforma sulle politiche di genere. È una piattaforma nazionale. Le donne della CGIL e gli uomini della CGIL l'hanno discussa da livello nazionale a quello territoriale e abbiamo quindi questa piattaforma che va dalla contrattazione al lavoro, alla salute, alla violenza di genere. Sono vari punti dove noi abbiamo tutti insieme fatto un'analisi, dove diamo degli obiettivi e cercheremo in questo momento post-congressuale di raggiungerli. Siamo tutte e tutti pronti ad affrontare questa sfida ed è una piattaforma che, anche se parte dalle donne, oggi è un patrimonio di tutta l'organizzazione e quindi di tutte le donne e gli uomini dell'organizzazione. Alessandra Tersigni, prima segretaria donna della FIOM di Pescara, presenta invece uno specifico corso di formazione rivolto agli uomini del sindacato per contrastare la discriminazione di genere nell'ambito delle fasi di contrattazione. Lavoratori uomini e pensionati uomini, insieme alle donne, quindi ovviamente aperto entrambi i generi, che sono chiamati a contrattare nelle aziende, quindi a Confindustria, nei tavoli principalmente maschili, le condizioni di vita, le condizioni di lavoro anche delle donne, perché spesso essere un sindacalista uomo non ti predispone a essere attento a dei turni di lavoro, all'organizzazione di lavoro, alla retribuzione, alle carriere, quindi aprire un po' la mente degli uomini su questi temi per poter appunto sanare tutte quelle disparità che è verissimo che i contratti nazionali ci preservano, ci stabiliscono che abbiamo tutti una parità di salario, una parità di trattamento, ma noi sappiamo poi nella concretezza che non è così, che ci sono ancora disparità salariali negli avanzamenti di carriera e anche una difficoltà oggettiva nel conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.